Visto che si parla di Kane come un fenomeno, tu che adesso lo stai allenando, mi dici com'è, che tipo di ragazzo è? Ti ho già detto per tipo quello che è successo in Venezia, in realtà che tipo di ragazzo è che giocatore? Stiamo parlando di 17enne, che è un giocatore che ha un potenziale straordinario e basta vederlo nella seduta di allenamento, ti rendi conto che è un giocatore che ha un potenziale e margini impressionanti di crescita. Ora sta a me, ho la fortuna di averlo a disposizione e di poterlo anche indirizzare per una crescita sua. Quanto più riesco a tirargli il meglio e a modellarlo, sarà per noi un vantaggio, per l'Hellas, per i nostri tifosi, perché avremo davanti un giocatore importante che può diventare un giocatore a livello nazionale, un giocatore importante. È già un giocatore della Serie A, secondo me. Intanto i suoi approcci già hanno detto che è un giocatore che può starci, insomma, nella Juve, l'ha dimostrato nelle partite e nelle apparizioni che ha fatto. Io credo che, così come ho sempre detto, mi piace guardare la carta d'identità di nessuno, sia se troppo giovane o troppo anziano, e valuto i giocatori per quello che fanno sul campo. Poi che sarà un approccio diverso nei confronti di Moise è chiaro che è evidente, era un ragazzo di 17 anni che ha la sua prima esperienza comunque fuori e non nel suo habitat naturale, che insomma è stato a Torino, e quello sarà parte della società, da parte mia, del mio staff, di poterlo inserire nelle migliori dei modi, creargli un ambiente intorno per potersi esprimere. Credo che in questo sarà agevolato dalla giovane età del gruppo. Di lì invece cosa gli dici? Cioè, che tipo di giocatore è? Anche lui è adatto per la Serie A? Cioè, si vede che è cresciuto a Barcellona? Beh sì, infatti deve aver detto che non ha mai visto la palestra, quindi questo già è di... questo è il... Però il ragazzo ha una disponibilità e anche lui speriamo, insomma, di poterlo... Chiaramente questi ragazzi, ma tutti vanno visti in un contesto, non solo di allenamento, perché dal punto di vista dell'allenamento parlo di professionisti, voglia di lavorare, qualità, perché anche per lì è un giocatore di qualità, anche di quantità, nonostante la sua un giocatore comunque presentato un giocatore di qualità, quindi riesce ad abbinare le due cose, poi chiaramente lo devi inserire, farli crescere durante la gara, durante il campionato. Io credo che il ragazzo, là del suo viaggi che ha fatto in questi giorni, possa essere un'arma importante, perché ha qualità diverse rispetto a quelle che abbiamo nel reparto offensivo. L'ultima cosa te la chiedo sulla Fiorentina, perché non si capisce ancora che tipo di squadra sia, cioè quanto vale veramente, è cambiato credo per un modo di dicesi una squadra. Sì, è cambiato tanto rispetto all'anno scorso, mi rimane la stessa idea l'impronta dell'anno scorso, una squadra di grande palleggio e giocatori di qualità. Anche loro hanno cambiato molto in corso di questo fine mercato e adesso la partita dipenderà, tutte e due siamo più o meno sulle stesse situazioni, chi è riuscito a lavorare meglio e chi è riuscito a prepararsi al meglio per affrontare la gara. Resta comunque, a mio avviso, una squadra, pur cambiando molto, mantenuto la stessa filosofia, pur cambiando anche l'allenatore, mantenuto la stessa filosofia dell'anno scorso.